Questo è il nostro secondo trattamento di cellule staminali. Durante il primo trattamento c'era una grandissima aspettativa, ma soprattutto era quella di vedere un miglioramento. Qualunque fosse, almeno un miglioramento nella condizione Ginevra visiva e anche motoria. E questo è successo a partire dai 3 mesi successivi al trattamento di cellule staminali. C'è stato un miglioramento significativo di quella che è la condizione di Ginevra visiva. Prima Ginevra non riusciva a vedere la percezione delle luci, adesso ha la percezione delle luci, le segue, ed è un miglioramento grandissimo se si pensa alla condizione di base di Ginevra. E altri miglioramenti nel corso dell'anno, perché il trattamento di cellule staminali porta risultati durante l'intero anno del ciclo delle cellule, anche sotto l'aspetto motorio. Prima Ginevra non riusciva a stare seduta, ora adesso inizia a camminare, e sono tutti step di miglioramento che ci sono stati durante il primo anno del ciclo di staminali. Nella scelta del trattamento delle cellule staminali abbiamo optato per il trattamento che prevede 4 iniezioni lumbari e 4 iniezioni intravenose, così da avere, diciamo, il massimo della possibilità del trattamento che Beike propone. Addirittura in quest'anno abbiamo integrato con del fattore di crescita ormonale per aiutare Ginevra sotto l'aspetto della crescita dell'aspetto dei nervi, nervi ottici naturalmente, e il trattamento nelle varie applicazioni che ci sono state è stato sempre comunque accolto da un team di infermieri molto professionali, dove addirittura per prendere l'ago dell'anestesia ci sono state veramente di supporto, e con il minimo dolore sono riusciti a trovare l'ago e la vena Ginevra. Questo ha reso tutto il trattamento, le iniezioni che ci sono state, che Ginevra ha sofferto il meno possibile, quindi veramente un trattamento dove il team della Beike ci è stato vicino e ha reso questo un trattamento soft alla fine, più che invasivo, quindi lo consiglio veramente a tutti. E durante il primo ciclo di cellule staminali abbiamo appunto visto un miglioramento da parte di Ginevra sotto l'aspetto visivo, quindi da iniziare a percepire i colori, a distinguerli e anche a seguire le luci. Questo prima Ginevra non lo faceva, o lo faceva veramente in molto molto poco. Come detto, c'è stato anche un miglioramento sotto l'aspetto motorio, dall'aspetto del non riuscire a star seduti a iniziare a camminare i primi passi, questo durante il primo trattamento di cellule staminali. Nel secondo l'aspettativa è di avere un ulteriore miglioramento, quindi magari iniziare ad agganciare un po' più a distanza la vista, percepire più gli oggetti, afferrarli, ma già lo sta facendo, già sta iniziando a farlo. Questo perché appunto quello che ci tengo a dire è che le cellule staminali intervengono dando un miglioramento che poi va seguito nel tempo, dipende anche dalla situazione di partenza. Ginevra è partita con una vista praticamente nulla, non aveva nessun tipo di canale visivo, quindi nello svilupparlo c'è voluto tempo, e per questo siamo qui per il secondo trattamento, ma sicuramente torneremo negli anni perché, ripeto, questa è l'unica soluzione per avere un miglioramento di Ginevra nel mondo, non ci sono altre terapie oltre a quello alle cellule staminali della Beike. Il messaggio che voglio dare a tutte le persone che stanno affrontando appunto una situazione dove hanno il proprio figlio o la propria figlia con un problema simile a quello di Ginevra, è che nel mondo esiste una via, esiste una speranza, e questa speranza è appunto il trattamento di cellule staminali qui alla Beike, e questo è un messaggio grande, perché noi siamo partiti nella situazione di quando Ginevra aveva 3 mesi, dove l'ospedale, i medici ci dicevano che questa era la sua condizione, non poteva migliorare, non c'era nessun tipo di speranza. Quindi è importantissimo lanciare un messaggio di speranza per tutte le famiglie nel mondo che hanno problemi con bambini, ragazzi, con problemi di vista come Ginevra, con ipoplasia al nervo ottico, e sapere che c'è una speranza, c'è la possibilità di un miglioramento, e questo è qui il trattamento alla Beike.